Signore e signori, siamo collegati dal Barco Muriardina Stadium, io con il mio collega e assistente Leonardo Mascagna per la telecronaca che vede Barco Muriardina sfidare il Monterosi FC. Allora, è il 18 gennaio. Siamo. Siamo pronti ad assistere a un grande match. Esattamente. Commentiamo che questi sono gli highlights e i gol. Ottimo. Le squadre si presentano al pubblico, osservano un minuto di silenzio. In onore del vicepresidente della Lega Nazionale Dilettanti, tutti in piedi anche in panchina. Monaci con la bandierina nel frattempo. Primo E siamo al tempo. primo tempo. Fischia l'arbitro, è iniziata. Palla in possesso del Barco Muriardina. Intanto c'è un fallo laterale a favore del Monterosi, battuto da Pontoni a cercare Feliziani che non ci arriva. Feliziani, intervento rude. Tempo ancora palla per il Barco Muriardina. Pontoni va a terra, però c'è Feliziani subito pronto a recuperare il pallone. Ancora Mauto. È in pratica un mucchio selvaggio nel frattempo e si è Sì, c'è formato. una leggera confusione che vede avere la meglio il Barco che si avvicina pericoloso, ma Mascagna però libera. Verso Mauto. Mauto. Si conquista il pallone a cercare Formaggi che Formaggi che è alla caccia del pallone ma viene non arriva. ostacolato. Pontoni cerca il cross verso Matani che non arriva. Può intercettare Mascagna. Appoggio su. Gnazzi che prova il tiro, ancora deviato dai difensori del Barco Murialdina che prova a ripartire sulla fascia destra, intervento di Feliziani che diciamo fa tornare la palla in possesso al Monterosi. Formaggi Ottimo, stop a seguire di Formaggi che casino verso Gnazzi verso che Ignazzi. cerca Matani, 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 si Matani si appoggia appoggia. verso Gnazzi. C'è stata un'azione leggermente pericolosa, dai, però è recuperata adesso dal Barco che si appresta alla rimessa dal fondo. Viene battuta, abbastanza lunga ma non troppo, viene intercettata. Sta a farla tu. Il lancio del Barco Muriardina verso il centrocampo. Feliziani, intervento Iniziando a diciamo a testa bassa. seguire. Passaggio per Mauto che cerca di tornare indietro verso Fasciani, palla centrale. Palla per Gnazzi che vede scattare Matani. Non trova diciamo il tempo giusto per il come si dice, passaggio. Intanto Formaggi che recupera palla sulla linea di fondo. Prova uno scambio. Prova, sì, un La palla triangolo, va prova un sul triangolo, va sul calcio fondo, d'angolo. che si appresta a batterlo. Chi è? Non lo Lorenzo vedo. Maida. Lorenzo Maida. Tanto il mio assistente rotteggia. Palla sul tetto degli spogliatoi. Gnazzi, incredibile. Rimessa corta, intercettata di Ottimo, testa da ottimo. Matani, grande dribbling di Formaggi che trova un gol Ottimo fantastico stop, su questo punto di vista. aggiungerei, 1-0 per il Monterosi, Flavio Formaggi che trova l'ennesimo gol stagionale. Ottimo stop. Ottima azione, diciamo, solitaria di Formaggi. Nel frattempo, qua siamo in un'altra azione che parte da Eusebi che cerca Pontoni sul centro-sinistra, torna verso Eusebi, Eusebi di nuovo su Pontoni. Pontoni che avanza un pochino, cerca Formaggi, lo trova con un gran pallone, si appoggia su Feliziani, fascia sinistra. Feliziani prova ad allungarsi il pallone, cerca diciamo un passaggio verso Mauto con il sinistro che non va, però palla ancora tra i piedi di Lorenzo Maida, capitano Monterosi. Palla per Mascagna, stoppa malamente, visto il campo, e tira, Questa portiere, grande, è un diciamo, misero parata. tentativo di giustificarsi, Non è questo è da vero. parte di Mascagna che in Perché il questo momento campo era più in faceva qua. cagare. Nel frattempo, Vabbè, 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 vabbè. grande palla di Maida, che però Vi siete abituati non troppo vede. bene con il campo, eh. Grande, diciamo, finta di Gnazzi, a cercare Mauto, che ritrova Gnazzi, prova a crossare.
qui ci arriva, qui Qua ci ci arriva, arriva Matani, ma Matani grande, che diciamo, per un soffio non grande riesce ad parata inzaccare. del portiere del Barco Muraldino. Nel frattempo Mascagna che tenta, diciamo, senza Sì, riuscita. perché in un rallenti ho visto che la palla effettivamente era uscita, quindi giusta la decisione dell'arbitro. Mascagna cerca un cross con il sinistro dopo essersi liberato da due difensori del Barco Muraldina, che non va, diciamo, a buon fine, ma trova Fasciani che palla per Mauro, destro. Buon tentativo, purtroppo Però peccato centrale. il portiere del Barco Muraldina fa una bella parata. Qui cercano la prima punta, però Fasciani alza la palla a campanile, qua Pontoni va a terra, effettivamente c'è fallo sul numero 3 del Monterosi. Rimessa nel frattempo da sinistra, battuta al Barco Muraldina, Mascagna cerca di riprendere il pallone, lo fa, Si destreggia abbastanza bene, trova Ignazzi. trova Ignazzi che parte, grande palla per Matani Possediamo sulla qui, c'è fascia una destra. busta, qui c'è una busta. Bene, la mette in busta, però non riesce a proseguire. Perde palla. Fasciani intanto intervento, grande in chiusura, cerca di dare un cazzotto. Fin c'era Quasi la. incazza il. Viene anche ripreso successivamente dall'arbitro il Sì, giocatore, eh. esatto. Frattempo qua Lorenzo Maida rincorre questo giocatore del Barco Muraldina, che trova un buon passaggio verso la fascia destra. Tentano il cross di coscia, poi va bene, tentano un altro cross, ma Fasciani ad allontanare con il suo magico sinistro. Palla in fallo laterale, però qua c'è un'altra azione, vediamo, Ignazzi si smarca tra due difensori molto bene, cerca Mascagna, viene anticipato. Pontoni, il mago che non trova, diciamo, il passaggio per un, Sì, diciamo, ma buon ci mette contrasto. un'ottima Sì, pezza Mauto, Mauto, grande un intervento, grande che intervento. però, diciamo, sbaglia il passaggio qua. Palla di nuovo per il Barco Muraldina, ma c'è Formaggi. Feliziani che cerca di scavalcare l'avversario, che però lo ostruisce in modo irregolare. Esattamente, qua c'è fallo da parte del numero 74, mi sembra, il Barco Muraldina. Fasciani nel frattempo preventivo su questo pallone verso Formaggi, buono lo stop, a cercare Mascagna. Ragiona, palla per Matani. Matani che va all'inseguimento del pallone, prova un cross in mezzo dove, diciamo, trova le mani del portiere del Barco Muraldina, che è uscito in un modo, diciamo, Ah, qui apparentemente c'è la ottimo. sfida aperta tra il nostro numero 4, il 94 del Barco Muraldina, che Due schienate di Fasciani incredibili. a suon di schienate si atterrano Nel frattempo abilatevolmente. inizia il secondo tempo, dopo la fine del primo tempo conclusosi 1-0 per il Monterosi. Palla ovviamente per il Monterosi, perché nel primo tempo aveva battuto il Barco Muraldina, prima battuta di Mattia Fabretti. Nel frattempo qua c'è una palla in uccidelli per Brahim con il numero 14, che però trova un difensore del Barco Muraldina che mette in fallo laterale. Fallo laterale battuto dal numero 15, Leonardo Nucetelli. Cerca un Mattia Fabretti che, diciamo, la devia per Lorenzo Maida in un modo abbastanza, diciamo, buono, come posso dire. Maida per Monaci, trova Pontoni, grande, diciamo, pallone per De Simone che Cross in crossa mezzo, per Aimen ottima, che. ottima, brava, ottimo tentativo di Brian. Grande, diciamo, cross dalla destra di De Simone che, diciamo, Brahim non riesce a sfruttare nel migliore dei modi. Intanto Monaci, grande intervento per Scognamiglio che prova il destro, Un po' che debole, però il tiro c'era, il il tiro tiro c'era. c'era. Palla tra, diciamo, le mani del portiere del Barco Muraldina. Qua, diciamo, palla per il Barco Muraldina. Rilancio. Comunque sale e cresce il Monterosi, Sì. mi Qua il dai destro, ragione? Pontoni che, diciamo, con i suoi tempi riesce a deviare il pallone. Palla intanto per Gra Brahim. grande azione qui in Sì, solitaria, di in grande Brahim. azione, grande corsa. Grande corsa. Prova il tocco per Scognamiglio che non viene, diciamo, non va a buon fine. Palla per il Barco Muraldina. Palla si alza al campanile. Grande, diciamo, intercetto di Brahim. Qua, grande smarcamento. Qua, Ecco, fuori qui lo gioco. metto Fuori fuori gioco ci gioco, sta. Fuori gioco ci questo sta. sì, l'abbiamo visto due Grande volte. posizionamento della linea difensiva 3 del Monterosi. Sì, che si è alzata al momento Monaci qua opportuno. alza la palla a campanile verso Fabretti che trova un grande tocco per Scognamiglio che però trova una muraglia di difensori davanti a sé, la palla in Ottimo calcio assist di d'angolo. Fabretti, eh? Sì, grande stop, grande tocco.
Sì, si è girato bene e l'ha appoggiata quanto bastava. Calcio d'angolo di De Simone qui, Fasciani al volo, Fasciani al volo, trova un gran gol tremendo, di bravo, destro. bravo, 2-0 bravissimo. Monterosi. Gol del numero 4 Lorenzo Fasciani, vice capitano in questa Statuario partita. Fasciani. Con la sua fascetta tattica. Sforbiciata morbida a cercare Pontoni che trova un grande stop. Allarga verso De Simone. De Simone che vola sulla fascia. Grande cross sul primo palo che trova però un anticipo dei difensori Barco Morellina. Qua Pontoni prova un destro deviato, ancora Scognamiglio che però trova le mani del portiere. Il portiere che si allunga bene, sì, sulla palla. Fasciani di testa, grande intercetto. Monaci di testa, sombrero di Maida, si scansa intanto l'arbitro. Grande triangolo con Monaci che prova a rientrare. Ottima giocata di Maida. Sì, sì. Verso Nucetelli. Nucetelli che si appoggia bene, vuole il passaggio verso, sì, Fabretti, sì, sì, anticipato. Anticipato Fasciani, grande tocco per Monaci che trova De Simone. De Simone che cerca di rientrare, però qua palla in fallo laterale in favore del Monterosi perché il numero 66 aveva effettivamente toccato. Qua De Simone che si appoggia verso Pontoni che prova un cross che va un cross fondo, che diventa quasi un tiro. Sì, come ha detto il mio collega. Cross che diventa quasi un tiro. Sulla barriera intanto Ripani e Fabretti, punizione dalla sinistra. Mannocchi che sistema la barriera. Cross in mezzo. Qua. Qui ottimo. Chiede ottimo, la calma. Guardate con che gesto si, sì, libera dell'avversario. Con mezzo balletto. Una piroetta. Lo mette proprio fuori gioco, diciamo. Nel frattempo grande rilancio di Mannocchi che volata trova di Maida. Una volata pazzesca, si ferma, ritorna sui suoi passi. Si appoggia su Ripani. Ottimo, giocata. Sì. Cambia verso Fasciani. Verso Fasciani che prova al destro, che qua trova un difensore del Barco Modaldina. Brahim prova un tiro altrettanto il destro. Sì, però leggermente smorzato. Che va in calcio d'angolo. Buono il tiro di non Brahim. Non così decisivo. Chiama lo schema nel frattempo Maida. Va al cross. Gran cross, ottimo. Qua trova Scognamiglio che prova, sì, ma non riesce a coordinarsi. Frattempo Nucetelli che tirare, poteva tirare da fuori. Tira di nuovo, trova un difensore del Barco Murialdina. Monaci nel frattempo ottimo combatte. Monaci, ha fatto un'ottima giocata. Un altro sombrero di Monaci. Gara. Nucetelli che il suo passaggio non va a buon fine, però ricomincia il Barco Murialdina. Siamo verso il centrocampo, grande palla, sì, però... l'omonimo Di Simone accompagna bene l'azione, copre, esatto, bene grande portiere. Uscita di Mannocchi comunque, sì, Mannocchi sì, che trova al centro Lorenzo Maida che allarga su Leonardo Nucetelli il numero 15. Nucetelli libera bene, ci pensa un pochino, poi un grande passaggio per Maida che alza la palla a campanile, combatte Scognamiglio agguerrito al centrocampo, viene fermato da due avversari, viene purtroppo fermato, grande palla di Maida qua per che Brahim può che far però... partire Brahim che però infastidisce l'avversario, sì, eh, viene fermato, infastidisce l'avversario e permette all'azione di partenza del Barco Murialdina. Qui grande palla, Pontoni prova ad inseguire, sì, l'avversario. Ottima giocata dell'avversario. Ottima giocata poi. Ottima proprio, guarda lo scavicchio. Mannocchi, Mannocchi c'era quasi arrivato però. Non può nulla. 2-1 accorcia le distanze il Barco Murialdina. Si sentono molto forti, ma non, sì, sapranno, sì, sì, che sono carichi, sì, sono carichi, però non sappiamo, insomma, come può il proseguire. Ma non sapranno come andrà. Palla per Monaci tutto solo per Pontoni che prova nuovamente uno dei suoi cross allargato, sforbiciata di Brahim che se veniva deve poteva crederci essere... di più Brahim perché ci ha avuto tre occasioni nitide che se più forzate potevano trasformarsi in gol. Sì, sì, deve credere di più nelle sue nel frattempo scontro aereo tra il numero 83 e il numero 18 del Monterosi. Brahim, grande stop. Che stop, ragazzi. Stop che si trasforma in un passaggio per Lorenzo Maida. Brahim trova un grande passaggio per De Simone che però, diciamo, trova un altro difensore del Barco Murialdina. Qua, grande giocata di Monaci a smarcarsi che trova poi il numero 3 del Monterosi, di nuovo per Monaci. Monaci si distrugge benissimo il centrocampo. Monaci, grande. Riesce a allargare. Giocata verso De Simone. Controllo troppo lungo, palla che però guadagna sul un buon fondo. Calcio d'angolo. No, era sul fondo. Sul fondo. Vabbè. Pontoni per Monaci che può ragionare, si gira, cross in mezzo, trova la testa del difensore, prova De Simone ha tentato, ha avuto si una è coordinato bene. Buona occasione.
palla per Monaci, intanto grande giocata di De Simone. Ripani si trasforma, sì, in un ottimo, tiro. Bravissimo. Questo cross si trasforma questo in un tiro. Cross tiro che però va a finire nel sacco. In rete. 3-1 per il Monterosi, segna il numero 18 Agnese Ripani. E la squadra si complimenta, ovviamente. Esattamente, giustamente. Intanto vediamo sullo sfondo scaldarsi Feliziani, che entra in questo momento al posto del numero 3 Edoardo Pontoni. Intanto centrata. Quindi diciamo che la formazione resta invariata, perché il cambio difensore per difensore. Difensore per difensore resta analogo. Esattamente. Qua Fabretti, grande appoggio per Maida, triangolo con Monaci. Continua l'azione Maida, prova un passaggio per Ripani che però, diciamo, viene intercettato, ma però la palla è ancora tra i piedi della squadra biancorossa. Buono l'appoggio di prima per De Simone, palla, diciamo, con un mezzo scavetto di Feliziani che non va a buon fine, ma interviene ancora, diciamo, Feliziani che tenta di rimediare, diciamo, la sua cosa di prima. Intanto qua Fasciani, grande anticipo. Può girare su Maida, prova che il tiro. Nel frattempo Fabretti che prova a girarsi, prova un pallone per Scognamiglio che non viene, diciamo. Ecco, la lotta spalla a spalla, la lotta spalla eterna continua. Sì. Continua. Però nel frattempo palla per Scognamiglio, di nuovo su Fasciani, si appoggia. Fasciani prova a girare su De Simone, però purtroppo viene anticipato. Scognamiglio, grande appoggio su Monaci che prova. Per il capitano Lorenzo Maida. Maida prova a ragionare, trova il numero 5 Feliziani sulla destra che prova un tiro, cross, però un cross tiro, via che trova la testa del capitano del Barco Muratino. Bello nel frattempo volo, un grande tiro al volo di Fasciani che però viene preso dal portiere. Nel frattempo Monaci si gira, palla per Maida che prova il destro che finisce il calcio d'angolo. Il portiere è stato messo a dura prova, Vediamo intanto scaldarsi chi è questo. intanto si scalda il numero 7 del Monterosi, Leonardo Mascagna. Tanto grande, diciamo, contrasto di Ripani che trova Scognamiglio che ha avuto una grande occasione per il gol. Peccato perché Scognamiglio ha avuto varie occasioni, eh. Purtroppo non è riuscito a segnare nel 18 gennaio. Qui il tuo parere qual è? Lo scambio perché entra, diciamo, un centrocampista per un centrocampista, esce il numero 6 Maida, entra il numero 7 Mascagna ed esce il numero 4 Fasciani che sarebbe un difensore centrale e in questo momento Mauto si trasforma in un difensore centrale. Ottimo. Anche se ha il numero 9. Quindi lo schema, diciamo, rimane lo stesso. Sì, rimane sempre lo stesso. Nel frattempo qua vediamo il Barco Mugallina che sale per sulla propria fascia sinistra. De Simone a disturbare l'avversario. De Simone, grande contrasto, il pallone. Però palla ancora tra i, diciamo, per il Barco Mugallina. Feliziani ad allontanare, un nuovo cross dopo il primo. Feliziani ancora Feliziani, di destra. Ottimo Feliziani, Mascagna intercetta. Nel frattempo disturba Mascagna di schiena. Qua stop, diciamo... Ecco, forse potrebbe ripartire il contropiede, ma no. Palla a Campanile, prova Monaci, ma non trova, diciamo, l'intercetto. Combatte ancora Monaci, Nucedelli, grande stop. Libera. Diciamo, palla ancora tra i piedi del Barco Morialdina, prova il sinistro, Mannocchi tranquillamente riprende il pallone. Intanto qua grande azione De Simone per Scognamiglio, prova adesso un'altra occasione nitida. Purtroppo un altro palo. Ad allontanare il Barco Morialdina, Feliziani, grande intervento. Qua scaraventa l'avversario a terra, giustamente c'è fallo. Un poco in modo energico, diciamo, interviene Feliziani. Frattempo palla esce. Nucetelli sulla sinistra, a centrarsi per Mascagna. Tenta la finta il tiro, finta. In mezzo a due, sinistro, Mancino, palo, il palo gli per, però c'è ancora Ripani, mette in calcio d'angolo perché il palo gli nega la gioia del gol, tre volte. Tanto palla per De Simone su ottimo tacco di Monaci. De Simone, ancora De Simone, prova un cross per Scognamiglio, però palla che arriva a Ripani che non trova purtroppo la porta. Intanto tocco di prima di Mannocchi a cercare Feliziani che avanza in modo energico, fa grande falcate, ne dribbla uno, palla per Mascagna, si porta dietro un avversario, si alza il pallone, prova al destro, grande parata del portiere. Il portiere si allunga bene però si è fatto male. Calcio d'angolo per il Monterosi,
batte nel secondo tempo Christian De Simone, il numero 13. Cross in mezzo sul primo palo. Tafferugli, qua Tafferugli, c'è, Tafferugli, c'è un mucchio selvaggio. Selvaggio. Tutti sulla palla, ma Feliziani era meglio. Feliziani mette meglio, il pallone per la quarta volta e insacca nella porta. Monterosi, bravissimo. 4-1, segna Fausto Feliziani. Io inizialmente non ci avevo capito niente, sembrava che mi aveva segnato qualcun altro, però alla fine ho visto che Feliziani centrata per il Barco Muriadina. Palla che si alza e finisce. E il triplice fischio del triplice fischio, seconda quindi, vittoria 11 per i 2006 del Monterosi, ragazzi, eh? Dopo l'1-0 diciamo rifilato al Viterbese lo scorso sabato. Molti giocatori si sono dimostrati all'altezza di questo schema 11. Siamo le prestazioni diciamo stanno migliorando crescendo rispetto a 9. Sì. Secondo me siamo più forti a 11 che a 9. Per questa partita è tutto da alla Domenico prossima. E Leonardo Mascagna dal Barco Murialdina Stadium. È tutto, arrivederci alla prossima, signori. Grazie di averci ascoltato.